Sassoli. Sicuramente la casa di Andrea è una regione, ma che è noi siamo tanti tanti, io so che nelle discorsi li ho fatti, portandoli sotto casa da lui. Sono piaciuti da tante tanti che hanno detto che se io le prendevo, gliele dovevo portare una quartiera. Buonasera, benvenuti. Forse avete già visto questo video, noi un po' come un rito riproponiamo il video di promozione del CD che abbiamo realizzato l'anno scorso, un edito di Massimo Urbani, un concerto del 1981, e ha riscosso veramente un discreto successo, belle recensioni. Quest'anno c'è arrivata l'umiliazione che è stato considerato tra i migliori dischi inediti storici per il jazz, non solo italiano, la rivista. Grazie. E quindi abbiamo anche questo riconoscimento sul disco. Ecco, questo disco è stato prodotto l'anno scorso perché erano i 30 anni alla scomparsa di Massimo Urbani. Come sapete, l'associazione Music cerca di ricordare, facendo eventi, la figura di Massimo e cerca di trovare un filo conduttore. E questa sera sono particolarmente emozionato perché c'è un ragazzo, un giovane sassofonista che è stato l'allievo di Mauro Verrone. Mauro Verrone è a sua volta stato l'allievo di Massimo Urbani. Mauro l'ha introdotto, giovanissimo, non so, aveva 8-10 anni, alla musica afroamericana e poi gli ha fatto ascoltare Massimo Urbani e lui è rimasto folgorato dalla musica di Massimo Urbani. E devo dire, quando suona è molto emozionante, trasmette le emozioni come faceva Massimo in maniera veramente eccezionale. Quindi stasera è con noi Filippo Bianchini, sax tenore. E con Filippo un trio fantastico, perché c'è Francesco Puglisi al contrabbasso, anche lui è legato alla figura di Massimo, ormai diverse volte con Massimo. Poi per ragioni anagrafiche invece Francesco Merenda alla batteria, che non ha conosciuto, solo di canna, insomma. Ok, buon lavoro, buona musica. Grazie. Signori, come dire, pochi ma buoni, diciamo che
volevo solo dire che intanto sono e siamo molto felici di essere qua e Luca è, diciamo, ci siamo conosciuti da un po' di anni e ci vediamo un po' in giro insomma quando si suona in vari contesti appunto e l'ho conosciuto anche perché appunto lui si prodiga insieme anche a altre persone, io stasera ho conosciuto Mario a questa cosa insomma di profusione di quella che era un po' la figura di Massimo Urbani, non so se tutti voi insomma conoscevate lui, magari personalmente, non so. Io mi sono abbastanza emozionato stasera perché non ero mai venuto qua e ho visto le fotografie, insomma Luca mi diceva che appunto qui ci suonava Massimo insieme a tanti altri musicisti. Ha iniziato qua. Massimo e anche il grande Tony Formichella, che lui invece ho conosciuto dal vivo, ho avuto piacere e la fortuna. Stasera diciamo famo qua veramente una figura storica del jazz romano, nazionale e internazionale, che è Francesco Puglisi. Un applauso a Francesco Puglisi. Poi diciamo forse di noi tre è l'unico che ha visto e ha suonato anche con Massimo Urbani. E facciamo anche un applauso a Francesco Merenda di nuovo. Sto parlando perché devo montare, quindi invece di star zitto dico qualcosa, poi non dirò più nulla. E, no, però ci tengo veramente a dire che personalmente sono molto felice e emozionato anche di ricordare la figura di Massimo Urbani, perché veramente se soffio nel tubo è anche un po' colpa sua, nel senso che, come diceva Luca, io ho preso le mie prime lezioni di jazz e di anche sassofono un po' con Mauro Verrone, che è stato un suo allievo, un suo amico, e me ne ha tanto parlato, insomma. E quindi poi ho ascoltato i dischi e devo dire che veramente Massimo Urbani forse è l'unico musicista che ogni volta che sento delle cose a volte cioè mi devo fermare perché veramente mi emoziona troppo, non so perché, dici magari perché hai sentito le storie, perché non lo so, però è l'unico che mi fa un po' questo effetto, forse lui è qualche versione di qualche brano di grandi tipo Coltrane o Rollins. E quindi diciamo per venire qua stasera, questi giorni insomma pensavo un po' a cosa suonare e ho fatto un po', diciamo, abbiamo pensato di fare una lista di alcuni brani che appunto Massimo Urbani usava suonare e quindi mi piaceva insomma un po' omaggiarlo in questo senso. Lui non aveva scritto tantissima musica originale, ha scritto alcune cose, tra cui un brano che fu la sigla dei mondiali USA 94, se non sbaglio, che era I Got Rock, un pezzo che stasera non faremo, però insomma mi piace dire questa cosa che fu usato proprio per la sigla della Rai. Non è che è bello perché fu usato la sigla Rai, però era un pezzo di Massimo Urbani originale. E detto questo ho montato l'ancia, mi azzittisco e grazie di essere qui. Thank you.
Questa era Star Eyes. Massimo Urbani suona, c'è una versione registrata su credo, l'ultimo disco registrato da lui in studio, che era The Blessing.
Speak Low di Carpai. Invece proseguiamo adesso con un brano che ho imparato da poco, era un brano che da sempre avrei voluto suonare, e anche qui c'è una versione famosa di un live di Urbani a Perugia, credo. Il disco si chiama Invitation, il pezzo si chiama All Folks. Thank you.
che l'associazione appunto Massimo Bagna si è prodigata a far uscire, e Luca generosamente me l'ha data una copia, io lo volevo pagare ma me l'ha regalata, e quando praticamente l'ho messa, lui mi ha detto che era un live che loro avevano registrato insomma, tanti anni fa, tanto l'ho letto prima se non sbaglio, e mi ha detto guarda, secondo me è molto bella, si sente bene, però sai comunque ce ne stanno, cioè, insomma, non sempre i concerti registrati all'epoca dal vivo avevano un bel suono, però messo sul lettore, dopo 2 secondi parte questo tema di questo brano che abbiamo appena suonato, che si chiama I Remember April, e dove Massimo Bagna in realtà loro la fanno ancora più lenta di come l'abbiamo fatta noi, in genere si suona abbastanza su questo pezzo, invece lui la fa più lenta, e già dalle prime note proprio, cioè due note che fa, poesia. Cioè, no, quello che ho pensato è che dico, ha messo tutto a posto, cioè nel senso proprio ti va tutto incasellato bene. Quindi se non ce l'avete il disco, prendetelo perché è fondamentale averlo. E, scusate, io parlo tanto stasera di Massimo Bagna perché veramente sono molto felice di essere qua, ancora con Francesco Puglisi al contrabbasso. Francesco Benetta. Thank you.
Thank you.
Stupenda di John Coltrane, che la suona diciamo quasi ballad, oppure un'altra interpretazione di Joe Henderson che invece la fa più in maniera energica. Massimo Urbani probabilmente l'ha suonata tante volte nella sua vita, però insomma c'è rimasta una testimonianza di un live appunto a sempre a Umbra Jazz a Perugia, dove suona anche All Folks, il brano che ho suonato prima. E questo pezzo dà anche il titolo a questo live, che si chiama Invitation. E anche lì, insomma, c'è una grande interpretazione da parte di Massimo Urbani. Io vi ringrazio molto per essere stati qua questa sera, ancora Francesco Merenda, Francesco e io ringrazio molto Luca, Mario, non ricordo il nome della signora, ma insomma tutto il suburbio, il social club. Ringrazio voi e ci tengo anche a dire insomma che Urbani insieme a Larry Nocella, che è stato un altro grandissimo sassofonista, e Tony Formichella, anche, che è stato un altro grande musicista, un altro grande sassofonista, che lui ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, che probabilmente voi conoscevate, insomma. E quindi diciamo queste figure sono state veramente, lo dico proprio in maniera totalmente onesta e sincera, persone che io stimo, che ho stimato e che veramente mi danno la voglia di suonare, di continuare a suonare, non solo a me credo, però insomma adesso devo parlare, quindi parlo per me persona personalmente. E quindi niente, vi salutiamo con questo brano Invitation. Filippo Bianchini al sasso.
Grazie.
dire, è un viaggio dell'emozione proprio, è molto emozionante. Francesco Merenda. Francesco è grandissimo, molto gentile. Noi ci rivediamo l'8 marzo, abbiamo deciso di fare una serata dedicata alle donne, jazz al femminile, quindi avremo un altro importante personaggio legato a Massimo, faceva parte di quel gruppo che iniziò il primo corso di jazz al conservatorio con Gaslini, si chiama Patrizia Scasciterri, una grande pianista. Quindi siete invitati a festeggiare insomma questa giornata importante, l'8 marzo, quindi venerdì prossimo. Grazie. Grazie.